Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io sono Maurizio Gravina e lei è la Presidente Cinzia De Carlo. Siccome che ho un problema di voce, faccio il suo portavoce. Dobbiamo fare in playback. Ha fatto di tutto per non parlare, però. Allora, buonasera a tutti. Sono Cinzia De Carlo, Presidente del Beer & Food Festival. Purtroppo questa sera sono senza voce e non posso esprimermi a parole. Ma ho buttato già due righe che leggerà per me Maurizio Gravina. Ok. Allora, in qualità di presidente voglio raccontare come è nato tutto questo. Una canzone di Gino Paoli dice: eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Beh, noi eravamo, anzi, siamo nove amici imprenditori che volevano cambiare San Severo o almeno provarci. E ci siamo sempre detti: se vogliamo, ce la possiamo fare. E per la sesta edizione, anche quest'anno, il Beer & Food Festival ha riscosso un gran successo! E vi facciamo l'applauso! Grazie, grazie. Allora, io, Cinzia De Carlo, Diego Mezzina, Raffaele Mazzeo, Luciano Magnolia, Antonio Pignatelli, Salvatore dell'Aquila, Marisa De Gennaro, Vincenzo Russi, Anna Maiorano, insieme all'aiuto straordinario di Luciano Minutello e Maurizio Gravina, abbiamo camminato insieme lungo un percorso tortuoso, trovato ostacoli, intoppi, di tutto. Molte volte siamo stati presi dallo sconforto e dalla voglia di abbandonare tutto. La cosa bella è stata quella di restare uniti, dandoci coraggio l'un l'altro, perché non si poteva rompere nessun anello della catena che ci univa. Questo spirito associativo ha fatto sì che grandi cose si realizzassero. Grazie San Severo, grazie ai sanseveresi che hanno risposto positivamente all'evento, partecipando con gioia, senso civico e puro divertimento. Tre giorni di allegria ci daranno sicuramente una marcia in più. Grazie ancora a tutti, San Severo siete voi! Continuiamo in allegria perché questa sera sapremo i vincitori degli 8 premi della lotteria abbinata a Beer & Food. Ah, un'altra cosa, ricordate di non buttare i biglietti perché saranno coupon da usare come buoni sconto nei negozi che hanno aderito. Buona fortuna a tutti. La Presidente. Grazie Presidente, grazie. Grazie a voi. Ero curioso di sapere se la Presidente vincesse il premio, secondo te torna la voce? Si sa. Comunque i premi sono bellissimi, infatti siccome è una cosa seria, devo passare la parola al Vicepresidente. Eccolo qua. Potete, non so, come volete, state con noi perché il Vicepresidente leggerà adesso il regolamento, perché appunto è una lotteria importantissima. Vincenzo Russi, a lei, prego. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo venduto 6.980 biglietti su 10.000 e come prima edizione credo che sia andata benissimo. Noi veramente, noi dell'organizzazione speravamo almeno di vendere la metà, siamo andati quasi a due terzi, anzi forse anche di più di due terzi. Si avvicina all'obiettivo finale. Volevamo anche comunicare che i restanti 3.020 biglietti sono stati annullati con regolare verbale che ho in mano, che adesso vi leggerò le serie che abbiamo annullato, alla presenza del nostro comandante dottor Ciro Sacco e del vigile Nicola Tartaglione. Io vorrei chiamare intanto sul palco il nostro sindaco Lidia Colangelo, perché presenzierà anche lei all'estrazione degli 8 biglietti. Cosa faremo stasera? Noi estrarremo 8 tessere da un'urna. Inizieremo dal premio numero 8 e il primo premio sarà l'ultimo biglietto estratto. Per chi non è in piazza stasera, tutti i numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sulle nostre pagine social dell'associazione, quindi sul Beer & Food Festival oppure direttamente sul nostro sito. Vi leggo i numeri annullati. Serie E, dal numero 0881 al numero 0920. Serie E,
dal numero 0961 al numero 1000. Serie F, dal numero 0321 al numero 0360. Li troverete a blocchi, perché noi abbiamo annullato il blocchetto sano, quindi ogni blocchetto è da 20 biglietti. Serie F, mi sa che l'ho detto, no, serie F dal numero 0321 al numero 0360, serie F dal numero 0661 al numero 1000, serie G dal numero 0661 al numero 0680, mi sto impicciando con i numeri, scusate, ma sono tanti. Serie G dal numero 0701 al numero 1000, serie H dal numero 0161 al numero 200, serie H dal numero 0361 al numero 1000, serie I dal numero 0181 al numero 0260, serie I dal numero 0301 al numero 0520, ho finito, non vi preoccupate, non vi tedierò ancora per lungo. Serie I dal numero 0601 al numero 1000, serie J dal numero 0141 al numero 1000. Vorrei ricordare che per ritirare i premi avete 60 giorni, certamente non vi riducete l'ultimo giorno, perché per la crociera abbiamo stabilito un periodo di partenza da ottobre fino a dicembre, se non ricordo male. Quindi il nostro sindaco si è invitato a salire e qui scusami, non ti ho visto. Ci servirebbe un bambino, una bambina, non c'è la piccola Maria, un volontario, vieni, sali. Quando arriva il nostro sindaco, finalmente abbiamo l'onore di conoscere, perché noi conosciamo suo marito. Complimenti sindaco, facciamo un applauso al dottor così regolato, sì, Antonio, un amico nostro. È arrivato il ragazzo, vieni qua Giovanotto, vieni, aspetta che lo conosciamo, perché voglio... chi è, scusami? Ah, i Valletti, Giovanotto, di dove sei? Quanti anni hai? 10. Mica sei sposato, no? Quindi no, perché dobbiamo controllare sempre, come ha detto il vicepresidente, se tutto è in regola, ha detto il regolamento. Secondo me è che la prossima domanda non so dove ti spedisce. Quindi poi dobbiamo fare l'estrazione. Vai. Allora, quindi, ricordami il nome, scusami, ti chiami? Morish, bravo. Attenzione qui. Allora, andiamo per ottavo premio, una bicicletta modello Olanda. Mescoliamo. Mescola, vai. Oh. Vai più dentro. Pesca bene, eh? Ci vuole uno del basket. Vai. Napoli, primo estratto, vai. Attenzione. Ma visto che c'è il sindaco, facciamo dire al sindaco, così è ancora più ufficiale, vai. Sì. Serie C. Serie C. Zero, uno, due, tre. C, zero, uno, due, tre. Quindi semplicissimo. C, zero, uno, due, tre. Sappiate che avete vinto una bicicletta Olanda. Ottavo premio, mettiamo a verbale, signor notaio, metti a verbale. Quindi adesso andiamo per il settimo premio. Forno a microonde della Samsung. Ma che ti serve a casa? Non si sa mai. Sei gratis. Guarda che mescoliamo bene, Guarda, si è fatto già i fan. Vai. Facciamo, signor sindaco, prego. Serie G di Genova 0178. G 0178. Quindi settimo premio. Settimo premio forno microonde. Quindi adesso andiamo per il sesto premio. Il sesto premio è un salotto 7 Nebraska da esterno. Bello, eh? Ma quello che c'è tu, eh? Sì, adesso ci cacciano le mani sul balcone. Allora. Mescola. Sesto premio, vai, mescola tutto, vai, sì.
serie D di Domodossola 0048 D 0048. Sesto premio. Sesto premio. Andiamo per il quinto. Allora, un giocattolino per bambini, macchina elettrica cavalcabile Fiat 500 rossa per bambini, questo è il quinto premio. Mamma e papà non lo guardano più. Non lo guardano più. Aiuta la società, diciamo. Serie H di Hotel 0309. H0309. Quinto premio, sì, la Fiat 500 bambini. E andiamo al quarto premio, monopattino, Ninepot 8.1 E2D, questa sarà la cilindrata. Questo mi serve per andare a lavorare, sai? Ok. Mia suocera sul monopattino. Sì, sì, no, perché mia suocera sul monopattino, sono sindaco, mi piacerebbe tanto. Allora, facciamo leggere. Serie I di Imola 0145, I0145. Oh, facciamo una cosa a questo giovanotto, guarda, si sta prestando, grandissimo, bravo. So che la faccia come Karate Kid. Adesso andiamo per il terzo premio, qui si alza ancora di più il livello, televisore LG 50 pollici. Bene. Possiamo usare i matrimoni, perché facciamo i video. Hai appena detto che non vedi tanto bene, quindi vedi che guarda. Penso che con 50 pollici lo facciamo. Mamma mia. Ma no, attenzione. Serie G di Genova 0542 G 0542. Ok. Ah, già c'è un vincitore? Ah, no, falso allarme, falso allarme. Hai 60 giorni per ritirarlo, eh? Se no diventa in bianco e in nero. Allora. Ah, ragazzi, livello ancora più alto. Se indovina che c'è il secondo premio? Signor sindaco, che c'è di secondo premio? Un iPhone 15. Madonna, l'hai vinto tu. Allora, mi raccomando, giovanotto, pesca bene, preparatevi per la crociera, Ah, nel frattempo Piazza Legato si sta riempiendo sempre più bella. Beh, sì, sì, sì. Ecco un po' dopo. Che tra poco ci sarà un grande spettacolo live. Serie C di Como 0689. Como 0689. Bene. Magari non telefoniamo, se rispondi, quindi telefoni. Se adesso, maestro, c'è la crociera, facciamo un applauso a tutti gli invidiosi che non vinceranno la crociera, perché ne riuscirà uno solo, possiamo dire, perché anch'io, io è giusto un biglietto, cioè dove vuoi andare? Ma ci raccomandiamo a Vincenzo, guarda, so, Vincenzo, Vincenzo per favore, ma la crociera ci scendono possibile da me, grazie, guarda. Allora, adesso facciamo entrare il bimbo dentro, così tu peschi bene, Occio, questo è importante, No, bravo, pesca. Aspetta che il signor Lautaio vuole dire qualcosa. Prego Vincenzo, prego. Allora, vogliamo ricordare che nella crociera è compreso il viaggio per una cabina interna e le tasse portuali sono a carico del vincitore. Un'altra cosa importante, noi per legge verseremo il 10% del valore dei premi all'Agenzia delle Entrate come tasse, quindi dobbiamo dirvelo per trasparenza. Impeccabile, facciamo un applauso perché è giusto così, è un concorso veramente impeccabile, perché quando si fanno le lotterie si fanno così. Assolutamente. Bravissimi, con ci siamo, ci siamo, vediamo il vincitore. Attenzione ragazzi, del primo premio. Davide, ci puoi mettere anche lo stacchetto se vuoi, vedi tu, perché questo è un momento importante. Allora, vince la crociera per la sesta edizione del San Severo Full Mirror Festival. Serie E di Empoli. Numero 0492, ripeto, serie E di Empoli 0492.
Auguri, 6-0-4-9-2, ovunque tu sia, hai vinto la crociera, ti paga solo le tasse, però è tutto lì così, diciamo, sono ubriacare a catena, vincere, vai, possiamo partire pure noi. La crociera, belli, belli, belli. Allora facciamo un applauso a tutto lo staff che ha collaborato alla vendita, grazie, grazie. Stamattina i ragazzi a vendere i biglietti su grazie al nostro sindaco. È stato... Il sindaco resta con noi, sì. Perché il sindaco resta con noi, perché adesso lo so, possiamo iniziare già la consegna? Ci date l'ok, Luciano? Luciano? Possiamo iniziare? Ci siamo, ci siamo, ci okay. Siamo. Oh, 0492. Serie. Sì. Vai. Allora, facciamo, mettiamoci più al centro, così. Sì. Abbiamo un po' di spazio anche sì. Per gli altri. Presidente, vuoi rimanere con noi? Non lo so, se il presidente resta con noi. Se ci date l'ok noi possiamo iniziare. Vincenzo, se ci... possiamo? Allora, come vedete abbiamo qui il nostro sindaco Lidio Coraggio che consegnerà una targa al presidente del commercio di San Severo, Raffaele Mazzeo. Un applauso. Sì. Facciamo un applauso, grazie. Quindi il nostro presidente consegna al nostro sindaco, vedi? Grazie. Ok, allora, per la polizia locale si invita sul palco il comandante dottor Ciro Sacco. Consegna Diego Mezzina. Ok. Quindi consegna Diego Mezzina. Eccolo qua. Ok. Facciamo un applauso, grazie. Proseguiamo. Tecnostruttura, Comune di San Severo, si invitano Fabio Mucilli, Danila Scarlato. Consegna Vincenzo Russi. Il nostro vicepresidente arriva la targa, arriva. Qui ovviamente sono gli strumenti. Grazie. Allora, per la Confcommercio Foggia si invita sul palco la dottoressa Stefania Pozzini, direttore Confcommercio provinciale di Foggia. Consegna Raffaele Mazzeo. Arriva, ecco qua. Presidente, arriva, ecco qua. Facciamo un applauso anche alla dottoressa, direttore del Confcommercio provinciale di Foggia, grazie. Raffaele Mazzeo resta qui con noi, presidente Confcommercio di San Severo, consegna presidente dell'associazione Beer and Food Cinzia De Carlo. Ecco qua, questo è bello questo riconoscimento. Presidente, però devi dire qualcosa, lo devi dire poco, perché è importante questo. Grazie, come dire, grazie. Oh, un bacio, presidente, ecco qua, scambio con Mazzeo. Aspetta che arriva per Cinzia. Prego, presidente. La consegna della targa, grazie, ancora un applauso. Ok, andiamo avanti. Andiamo. Fidas Dauna Onlus si invita Primavera Antonio, consegna la targa Pignatelli Antonio. Mister Pignatelli, grande lavoratore per questi giorni, è un testimone. Prego Antonio. Sta arrivando? Chiamiamola di volo,
Chi era? Antonio Primavera. Antonio Primavera, ci sei? Oggi lo diamo dopo, se non è presente. Ah, è arrivato? Dov'è? L'avete notato? Diciamo, l'avete notato? Prima è Vera, seconda è Brutta Andonienza, terza è Andonienza. Chi è che arriva la signora? Posso? Okay. Sì, arriva anche. È arrivato. E Simone, stiamo lavorando, facciamo un applauso perché ovviamente per un evento così grande si muove una grande macchina organizzativa e quindi ognuno ha il loro posto di lavoro per la riuscita ottimale della manifestazione. Quindi ritirato per Antonio Primavera. Ecco qua. Grazie a te. E poi andiamo avanti. Ingegner Di Silvio Michele, responsabile del piano di sicurezza, consegna Diego Mezzina. Ah, l'ingegnere Di Silvio è figlio. Ah, tecnologia! Attenzione, no, allora, non si è citato. Dove si trova? A Torre Maggiore. Ah, facciamo gli auguri anche a tutti i Michele, Raffaele e Gabriele. Facciamo tanti auguri, sì. Tanti auguri. Ah, oh, guarda la tecnologia, adesso arriviamo. La consegna di Cinema. Ce la qui faccio video chiamata. Sì, e allora, e andiamo avanti per la sicurezza. Si ringrazia la CB Security Team, si invita sul palco Benito Ceci, credo, Ceci. Consegna Maurizio Gravina. Ah, oh, che nel frattempo è diventato questo numero che lo chiedo scusa, ma io sto scherzando. Nel frattempo è diventato che ci conosciamo. Spero che abbia vinto lui la conoscenza così rapida. Grazie, grazie. Vai. Allora, per la safety si invita sul palco, non si sa chi è il... Dovevamo sapere chi è, chi è? Safety. Qua. È arrivato il rappresentante. Prego, non è che lo diciamo perché siccome era col punto interrogativo... Consegna la targa Cinzia De Carlo. Cinzia De Carlo. Ecco, Cinzia. Venga, signora, venga. Come si chiama? Che biglietto aveva? Uscito, no, vabbè. E quindi lei la signora vuol dire il nome? Michela? Michela Spagnoli, Michela Spagnoli, quindi ecco qua. La presidente, prego. La consegna della tua. Ecco, Michela Spagnoli. Perché manca ok. Bene. Sì, sì, grazie, grazie. Per la comunicazione si invita sul palco e si ringrazia Matteo Foschi, consegna Anna Maiorano. Prego, prego, si accomodi. Allora, ricordiamo di non andare via perché dopo c'è il grande spettacolo con i Family Affair. Sì, sì. E ci sarà da divertirsi. Ecco qui la consegna, ecco qua. Consegna Maiorano Anna per Matteo Foschi. Per la comunicazione. Prossimo premio, siamo orgogliosi. Ecco, mi fanno la foto di Rito, aspetta. Lui è poi il nostro amichetto, questa mattina va, signor Sindaco ha fatto anche il DJ su via Tiberio Solis, perché adesso Luciano Minutello, sì, responsabile provinciale con commercio per la preziosa collaborazione, consegna a un'altra nostra grande amica, Marisa De Gennaro, eccola qua, eccola qua. Guarda qua, guarda. Ale, le scesofè. Eccola qua. A Luciano Minutello, grazie. Grazie. Grazie.
Chi? Adesso c'è un altro amico nostro qui, eh? Eh sì, eh? Omnia Service, si ringrazia Davide Gravina, qui su palco. Che sembrare, vieni Davide. Vieni Davide, vieni. Consegna il premio. Premio? Maurizio Gravina. Grazie Davide che ci dai voce e luce insieme a tutto il tuo staff. Guarda che bello, guarda qua, Omnia Service. Consegna Maurizio Gravina, a Davide Gravina. E siamo all'ultimo, l'ultimo. Sì. Siamo Henry Gravina, si invita Umberto Gravina, consegna Luciano Magnolia. E l'ultimo, finita la scaletta. Finito così. Va bene, io intanto approfitterei della presenza del sindaco. Sì, facciamo sentire un attimo la voce delle istituzioni per questa bellissima e grande manifestazione che sta crescendo sempre di più. Siamo ormai alla sesta edizione. Sì, grazie davvero agli organizzatori, grazie all'associazione di Rain Food, grazie alla Confcommercio. Io ovviamente porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale e mi sento adesso di ringraziare io, la mia giunta, i miei consiglieri comunali, l'assessore alla cultura, il vice sindaco Anna Paola Giuliani, che hanno svolto un lavoro egregio. Ecco, questo io devo dire, Vincenzo, mi permetterai, io ho sempre girato le strade della nostra città, ho sempre partecipato a tutte le edizioni di Birra & Food, ma io la gente che ho visto quest'anno non l'avevo mai vista. Credo che quest'anno davvero si sia fatto qualcosa di straordinario e io chiedo alla Sanseverese, prendiamo l'impegno per l'anno prossimo, non vi impegnate, noi vi riaspettiamo a settembre. Ho visto i concerti meravigliosi di queste sere, questa piazza allegato gremita di gente, sono sicura anche questa sera replicheremo. Dicevo qualche giorno fa, il Festival di Birra & Food è il segno evidente di come possano nascere grandi cose quando l'amministrazione comunale si unisce al mondo dell'imprenditoria. Ecco, possiamo fare insieme grandi cose. La nostra città ha bisogno di questi grandi segnali. Sono state tre giornate eccezionali, tre giornate di divertimento, di allegria, di buon cibo, ma soprattutto sono state delle giornate che hanno permesso al Sanseverese di uscire, di lasciare le proprie case, di avere la gioia, la soddisfazione e l'orgoglio finalmente di passeggiare per la nostra città. Sono venuti tanti turisti, ho incontrato anche stasera, ci sono tanti cittadini di Torre Maggiore, di Apicena, di Lesina, ho incontrato tanta gente. Le nostre porte, ci siete voi, le nostre porte sono aperte, noi vi aspettiamo ancora e davvero io mi sento di ringraziare di cuore l'associazione Birra & Food, la Confcommercio e tutti gli attori di questo bellissimo festival che ci auguriamo davvero di cuore possa tornare a ripetersi e diventare strutturale nella nostra città. Da parte nostra l'amministrazione comunale sarà sempre al vostro fianco, anzi in maniera molto grata sarà il vostro fianco. Grazie. Grazie sindaco, e allora resta qui perché c'è un premio da parte del presidente della Confcommercio Raffaele Mazzeo, una targa di riconoscimento per il nostro sindaco Lidia Colangelo. Facciamo un applauso, grazie. Raffaele, vuoi dire qualcosa, presidente? Volete dire qualcosa per voi di questo nostro pensiero? Okay. Grazie che ci fai giocare con i tuoi giocattoli, non si può dire. Grazie. Prego Vincenzo, prego. Ieri sera abbiamo finito di fare musica a noi. Quindi mentre scontavamo, c'era a un orario, a mezzanotte, un po' più tardi. La cosa bella è stata vedere le facce di Sanseverese divertiti, felici, che continuavano a ballare in giro per Sanseverese. Birra & Food Festival è nato con l'obiettivo di far capire che San Severo
è bella da vivere, è bella da venirci a trovare, abbiamo tante cose belle da far vedere. Infatti quest'anno abbiamo creato delle isole pirate della nostra bella San Severo che hanno avuto un grande successo. Io come vicepresidente ma anche come componente del gruppo del Beer and Food Festival voglio ringraziare in maniera molto particolare il nostro sindaco, perché questa settimana sono stato il suo stalker per un problema purtroppo che abbiamo avuto. Mi perdonerà Antonio, il marito, che siamo molto amici. Vorrei ringraziare il nostro assessore vice sindaco Giuliani, perché dal primo giorno che si sono insediati come giunta ci hanno sostenuto, anzi ci hanno fornito delle idee per far diventare questo nostro evento ancora più grande. Cioè, mi hai fatto la domanda per l'anno prossimo. Beer and Food Festival è una macchina che parte a gennaio, dura 9 mesi e credimi è molto faticoso, perché noi tutti lavoriamo, non siamo organizzatori per professione. Mo ci riposiamo, poi ti diamo appuntamento al 2025. E allora direi che l'applauso ci sta. Facciamo un applauso a tutto lo staff organizzativo. Tutto lo staff operativo, guarda che bello. Beer and Food, sesta edizione, vi rimandiamo quindi all'anno prossimo, ma la festa continua, perché tra pochissimo sul palco ci saranno i Family Affair. E allora, buon divertimento a tutti, facciamo così, foto di Rino, ne ho fatto foto di voi, se mi ci vendi, eh. Oh, facciamo un altro applauso, la prima sindaco donna di San Severo, guarda che bella emozione, pure per noi, perché sì, noi siamo amici con tanti sindaci, però la prima volta che vediamo... Vai. Oh, poi io mi sento di ringraziare ovviamente anche tutti quelli che lavorano dietro le quinte, che sono quelli che non si vedono, ma senza i quali tutta questa città non si può costruire. L'applauso va anche a loro. Noi da fuori noi abbiamo apprezzato, come diceva il sindaco, una bella cosa. Prego, Vincenzo. Di fare anche dei ringraziamenti, non devono volere, ma l'emozione è anche tanta per me che non sono abituato sul palco. Voglio ringraziare tutta l'amministrazione comunale al completo che stasera vedo. Voglio fare un ringraziamento speciale a Michele Vigigallo, che mi ha supportato in tante situazioni, ma io devo dire solo grazie agli assessori che vedo qui presenti, ai consiglieri che vedo presenti, perché siete stati per noi preziosi quest'anno. Non voglio fare nomi di nessuno, perché siete stati una grande squadra che ci ha supportato quest'anno. Grazie, grazie, grazie. Ok, bene, allora non ci resta che dare la linea ovviamente alla musica, alle emozioni, quindi tra pochissimo sul palco qui Family Affair Live Band. Premiano Rendina, Mano Ness, ci vediamo alla prossima Radio Picchio. Ciao, ciao a tutti, all'anno prossimo, ciao, buon divertimento, Family Affair.